cala il sipario sul 2020 del Catania. Nella partita che segnava il ritorno al Massimino dopo più di un mese, i rossazzurri pareggiano 1-1 contro il Catanzaro. Al di là del risultato finale, la squadra di Raffaele ha sfoderato una prestazione importante, costante e continua lungo tutti i 90 minuti. E se a rompere gli equilibri è stato il Catanzaro, bravo Corapi a pescare Di Massimo, che davanti a Confente non sbaglia, da lì in poi il reale padrone del campo è stato il Catania. Il 3-4-3 disegnato da mister Raffaele, con Piccolo e Biondi ai lati di Salao, produce occasioni già nel primo tempo, ma si esalta nella ripresa. L'asse prescelto è quello Mancino, con Pinto e soprattutto Zanchi, tra i migliori in campo, in costante proiezione offensiva. È un Catania che resta dentro la partita, con cuore e voglia, e che alla fine viene premiato. Sarao serve un pallone al bacio a Mannè, che scatta con i tempi giusti e batte Branduani. È festa grande, il gruppo si unisce in un abbraccio che testimonia la grande volontà di recuperare il risultato. A propiziarlo l'esterno Gambiano, che il rossazzurro non segnava dal 23 dicembre 2018, esattamente 2 anni dopo, il 23 dicembre 2020, il ritorno al gol, decisivo. 2020 che sul campo si è concluso per il Catania, con l'ottavo risultato utile consecutivo, con la promessa di rivedersi il prossimo anno con una marcia in più.